Oggi è un po' uggioso il tempo ed è preciso per il fiore che voglio farvi fare oggi, che conclude un po' il gruppo di fiori che compongono il Reme di Rescue, per chi lo conosce. Per chi non lo conosce non importa, insomma, se poi volete cercarlo troverete tantissime informazioni. Comunque, abbiamo fatto quasi tutti i fiori del Reme di Rescue, ne manca uno, e questo qui è. Adesso non riuscivo a trovare il nome. Ok, questa è la carta che ho fatto qualche anno fa e vi leggo. Allora, il pruno, Cherry Plum, è il primo albero che comincia a fiorire quando sta per arrivare la primavera, alla fine dell'inverno. Di solito, all'inizio del mese di marzo, il clima è ancora freddo, ma questa pianta si riveste di delicati fiori bianchi che annunciano l'imminente primavera. Perde il controllo e fiorisce fuori stagione. Apparentemente calma, interiormente sta processando i fiori che nasceranno anzitempo e in maniera compulsiva. Non so se avete in mente questa pianta, io ce l'ho bene in mente perché era qua vicino, qualche tempo fa ce n'era una e proprio faceva questa esplosione di fiori bianchi appena appena all'inizio della primavera, ancora prima dell'inizio della primavera in realtà. Ecco, un'altra cosa che volevo dirvi è che il fatto di avere le vostre illustrazioni dei cinque fiori di Bach che compongono il Reme di Rescue è un po' come avere il vostro proprio Reme di Rescue. Potete fare una composizione di foto delle cinque illustrazioni che avete fatto e mettervela da qualche parte, appesa in casa o sul telefono come sfondo, sullo sfondo del computer. Insomma, è un vostro Reme di Rescue e quindi secondo me è quasi. Cioè, ha una forza in più, ha una marcia in più perché è proprio vostro. Ok, lo riconoscete ancora di più. Ok, e quindi domani magari vi farò vedere la composizione del mio Reme di Rescue e provate a farla anche voi se avete fatto questi cinque laboratori. Se non li avete fatti, potete sempre farli e così avrete il vostro Reme di Rescue. Ok, io direi che possiamo cominciare. Penso di aver detto tutto. Partiamo. Abbasso la telecamera, cerco di farlo. Allora, magari non troppo perché mi hanno detto che poi magari una cosa, qualcosa non si vede. Ok, forse è meglio così. Va bene, cominciamo. Allora, io mi affiderò al blu soprattutto, al blu di Prussia. In una versione molto molto diluita, perché quello che vorrei è un cielo un po' che sta per preannunciare la primavera, ma che non è ancora primaverile né estivo, quindi ha comunque qualcosa di invernale, un fresco interno. E poi vorrei. Quello che ricordo di questa pianta, appunto, è che ha questo tronco, e poi quello che si vede, in realtà non si vedono più i suoi rami, si vede questa esplosione di fiori bianchi. Quindi farò il suo tronco. Oggi ho preso una matita marrone, non acquarellabile volutamente, e quindi faccio il mio tronco. L'unica cosa che vi suggerisco è proprio di lasciar guidare le mani, il gesto racconta proprio, è parte del racconto, quindi non è tanto importante il risultato, ma il gesto vi aiuta. Quindi faccio un accenno di questi rami. Appena appena.
Io non mi vedo più, spero mi vediate voi. Ok. Con un accenno senza che si vedano troppo, perché in realtà, come ho detto, quello che accade è che poi i rami praticamente scompaiono nella chioma, nei fiori, vengono completamente ricoperti dai fiori. Ok, poi quello che voglio fare è proprio cominciare a fare un gesto che è come l'esplosione. Ok, l'esplosione di questa pianta è un'esplosione che parte un po' da fuori e che quindi delinea questo cielo che non è un cielo primaverile. Poi puccio spesso il pennello nell'acqua in modo da creare qualcosa di non troppo scuro, un cielo che non è il cielo azzurro della primavera o dell'estate, ma è un cielo che ha ancora un po' di freddo, di pioggia, di vento freddo, insomma un cielo ancora un pochino invernale. Ecco, però la pennellata che scelgo è una pennellata che poi mi porta ad avere nella sua totale diluizione qua questa esplosione di bianco, che il bianco lo intravedo nel blu, nell'azzurro più che nel blu. Ok, quindi anche di qui mi interessa che il blu sia tutto intorno, l'azzurro sia tutto intorno e che poi nella vicinanza dell'albero diventi bianco. E la pennellata per me è proprio questa pennellata di esplosione, così la percepisco io. Poi mi direte voi com'è la vostra pennellata di esplosione. Prendere un po' di blu. La pennellata ha il senso dell'esplosione. Esplosione nel senso del fiore, dello sbocciare tutto in una volta, senza tutto insieme. Ecco, esplosione in quel senso, esplosione nel senso proprio di puff, da un momento all'altro. Ecco, più del tempo che di che cosa accade. Il tempo in cui questa cosa accade è quasi più importante di che cosa effettivamente. C'è una fioritura, ma quello che accade è tutto in una volta e in maniera e prematuramente, cioè quando la primavera in realtà non è ancora iniziata.
come non voler, non riuscire a trattenersi. Ecco, quello. Quando accade che uno non riesce a trattenersi. Vedete che... Sta arrivando. Cherry Plum sta arrivando.
poi mi viene da dargli un po' di terreno. Poi quasi da qualche parte far comparire come un pallido sole. Ecco, un po' di terreno, un po' di erba. Poi mi manca quasi di... Vorrei aggiungere una cosa. Per enfatizzare un po' questo bianco. Riesco. Ecco, così appena appena. Per enfatizzare un po' questa esplosione di bianco, un po' di tempera. È come se mi desse un po' più di tridimensionalità a questo, cioè che è come se questi fiori venissero un po' fuori dal foglio, oltre che andare a coprire i rami. Anche un po' di tempera in rilievo, non completamente integrata nel foglio, ma anche un po' in rilievo, proprio perché la sensazione di quei fiori è che ti vengano addosso, talmente sono tanti, pieno, la chioma è talmente piena, i rami praticamente non si vedono. Quindi la sensazione di esplosione è ancora più... Quindi andrei avanti un po' a fare questa cosa perché crea quella tridimensionalità, lasciando comunque un po' di azzurro perché comunque si intraveda un po' nel cielo dietro. Ok, lasciando comunque un po' di azzurro, ma facendo questa cosa di tridimensionalità.
e questa eventualmente poi quando si asciuga si può ripassare. Quasi si può anche, perché poi qualche fiore magari cade o vola via, no? Con una folata di vento, quindi questo bianco è un po' anche intorno. Questa esplosione viaggia, non rimane confinata alla chioma. Ecco, vedete voi quanto la vostra esplosione viaggia, fino a dove. Ecco qua. Ok, mi verrebbe voglia di scurire un po' questo tronco. Magari con un po' di rosso. Dare un po' di... così. Questa cosa che... queste cose che faccio... poi sentite voi se per voi hanno senso, se... sentite di doverle, di farle, a chi ha senso farle oppure no. Ecco, non è che c'è una regola. C'è una... quando dipingi poi senti anche che quello che magari hai pensato all'inizio non aveva più tanto senso e che vorresti, che hai bisogno di fare qualcos'altro, insomma, per dargli la forza che volevi, no? Quindi è importante anche farsi un po' trascinare, farsi un po' guidare da quello che arriva, non solo non fermarsi a quello che uno aveva in mente all'inizio, no? Adesso mi uso a fare questa cosa qua, ma magari nel vostro dipinto, nella vostra pianta non ha senso, va bene con la matita. Ecco, io ho sentito che la matita non aveva abbastanza forza. Ok, ho bisogno di fare questa cosa. Poi ho anche bisogno di provare a mettere un po' di blu ancora. Forse per dare un po' più di terra a questo a questa pianta e per integrare il rosso, per non farlo rimanere qualcosa di separato. Ecco, questo tronco, qualcosa di integrato. Prima non me lo sentivo integrato, invece adesso è un po' più integrato, ecco. Un po' il pennello, do un'ultima sbiancata. Okay. E direi che ci posso quasi essere.
volevo che fosse all'inizio era un po' una palla, ma mi piace, ma la palla mi dava poco la sensazione di non riuscire a trattenersi più, ecco, doveva andare un po' oltre i confini, se no non era più una vera esplosione. Anche perché, ripeto, non siamo qui a ricreare quello che effettivamente poi vediamo nella natura, ma più la sensazione che questa pianta ci porta, dove ci porta, che con la sensazione. Adesso mi sembra proprio che l'esplosione ci sia. Ok, quindi direi che questo è, tiro su la telecamera, questo è il mio cherry plum. Ok, aspetto il vostro cherry plum. E poi, come vi ho detto, creerò la composizione del Remedy Rescue e ve la farò vedere. Mi raccomando, fate anche voi il vostro Remedy Rescue. Buon ascolto e buona arte. E ci vediamo domani.